Con Barbara Cantini, che è qua alla mia destra, per presentare la sua serie di libri intitolata Mortina, edito da Mondadori. Le luci sono state lasciate appositamente spente per stare in un clima ovviamente un po' d'archettone del personaggio, e poi abbiamo anche la proiezione, quindi era per vedere bene le immagini. Io sono qui in veste di lettore, non di presentatore, perché non mi interessava una funzione del genere, perché mi è capitato di incontrare Mortina, come a tanti di voi, appunto un giorno entrando in libreria da Cyrano, e sono inciampato sul cartonato del primo libro, grande, gigantesco, e ho letto questo titolo in arancione, sì questo, e ho letto Mortina, e già il nome ha fatto l'effetto magico, e ho detto, no, di cosa stiamo parlando? Per chi è amante del dark, o comunque di un certo tipo di letteratura, di Tim Burton, di Family Adams, con certi riferimenti estetici e culturali, da ragazzino ovviamente un personaggio, una bambina zombie che si chiama Mortina, non poteva che stimolare la mia curiosità. Quindi l'ho preso senza neanche, si può dire, aprirlo, cioè sulla fiducia, ho detto, quando lo compro, per la gioia di chi mi guardava, dice, questo attempato signore che sta comprando un libro per ragazzi, ma noi chi porta la maglietta di Topolino se ne frega di queste cose. E poi sono stato un fedele lettore, perché poi ho comprato tutti quelli della serie, e Mortina è semplicemente stata capace di farmi innamorare di lei, del suo mondo magico e di vari personaggi che animano la serie. Ovviamente da persona che scrive, perché anche io scrivo, creo storie, dietro a una costruzione fantastica c'è sempre dietro un grandissimo lavoro anche di preparazione, perché le cose non capitano mai così per caso, ci può essere un guizzo iniziale, ma poi ovviamente c'è molto lavoro dietro per far diventare quell'idea, quel piccolo germoglio, qualcosa di più elaborato e di più costruito. Quindi io volevo chiedere a Barbara, appunto, come è nata l'idea di Mortina, quando c'è stato il primo bando, il primo amore, e poi dopo come si è sviluppato il progetto. Allora, diciamo che la prima idea di Mortina risale a diversi anni fa, come ho avuto modo anche di accennare, ormai più di 10, perché è nato tutto da un piccolo disegno che ho fatto sul mio blocco schizzi quando facevo la scuola di cartoni animati. E mi ero fatta un disegno di questa bambina zombie, annotandomi al lato il nome Mortina, con questo gioco di parole che trovavo molto divertente. E in quel periodo stavo anche, diciamo, dando l'esame finale, dopo i 3 anni, avevo creato tutta una serie di personaggi che avevo chiamato Casa Stramba, ancora molto acerbi, insomma, per l'epoca e tutto, e molto influenzati ancora dalla famiglia Adams. Però, diciamo, contenevano già il germe che poi è servito per far nascere tutta la serie e tutto il mondo che ruota intorno a Mortina, che appunto ho ripreso in mano molti anni dopo, perché questo nome non mi ha abbandonato mai, e alla fine ho deciso di ascoltare questa bambina e cercare di costruire, diciamo, una storia e un mondo per lei. Storia che è un mondo che, nonostante sia una bambina un po' particolare, non so se tutti conoscete il personaggio, c'è qualcuno che non conosce. Sapete, non sapete chi è? Allora, Mortina, diciamo che è una bambina di tutto e per tutto di circa 8 anni, però ha una diversità abbastanza particolare, nel senso che è una bambina zombie. Che vive però in un mondo normale, reale, non un mondo magico, insomma, creato apposta, insomma, popolato da mostri. Vive in una villa, la Villa Decadente. E ora, se con le immagini ci possiamo aiutare, questa è Mortina e quello è il suo fedele amico Mesto, un cane che è un levriero albino e che troveremo, insomma, in tutte le avventure, perché l'accompagna sempre. Vive insieme alla zia di partita e al prozio Funesto in questa villa che si chiama Villa Decadente. C'è anche il nonno Feretro, che è un fantasma che esce ogni tanto, fondamentalmente.
alla foto sul tavolino del salotto. E poi c'è Ombra, che è un gatto zombie che ogni tanto perde qualche pezzo nelle sue scorrerie, insomma, intorno alla villa, e la zia deve ricucirlo al volo. Poi questo è il verme della compagnia che vive nella testa del prozio Funesto. E Marcio, un topolino, che è un personaggio che compare per la prima volta nel secondo libro, un personaggio piuttosto discreto, ma che accompagna, insomma, la mortina delle avventure. Poi abbiamo Dilbert, che è l'odioso cugino, che compare nella seconda e nella quarta storia. È un po' odioso, ma in realtà è abbastanza un patatone, diciamo. Insomma, fa lo snob, ma è piuttosto tontolone. E Nicolà, che è il fantasma che troviamo nella terza avventura, quella forse un po' più malinconica, diciamo, ma non troppo, insomma, perché comunque quello che caratterizza tutte le storie di Mortina è l'ironia, cioè tutto è accompagnato dal divertimento, dall'ironia. E questi sono tutti gli amici che Mortina si farà nella prima avventura, perché lei sta benissimo a casa con la sua famiglia e anche il suo cane, il suo gatto, però le mancano, come tutti i bambini, se sono costretti a stare da soli, di mancare degli amici, e quindi troverà il coraggio nella prima avventura, sfruttando la festa di Halloween, di uscire e farsi degli amici in carne ed ossa, diciamo. E ancora, questo è un nuovo personaggio che appare nel quarto libro, che è la zia Megera, sorella della zia di partita e mamma di Dilbert. Poi abbiamo i gatti, Periglio sconfitto della zia Megera, che è un po' ispirata a Marlene Dietrich. Io, leggendo il quarto, tra l'altro il mio preferito, lo posso dire, quali sono il primo e il quarto. Sono tutti belli, però per me il primo e il quarto sì, sono. Io, leggendo il quarto, appunto, non svelo cosa succede, però c'è una trovata nella trama dove devo prendere una pozione magica per riuscire a fare qualcosa. E io ci ho rivisto anche un piccolo involontario, un piccolo accenno alla morte di Fabella, di Zementis, dove ci sono belle scritte gloriose che sono eterne, anche se poi perdono pezzi perché prendono questa pozione magica. Sì, sembra molto la scena finale, le scale cadono e si fanno pezzi. Quindi c'è, cioè, comunque nelle storie è vero, molta ironia, però c'è anche molta profondità. Per esempio, nel primo libro, quando tu dici Mortina era bambina, sì, felice della propria condizione, perché è vero che ha una diversità evidente, no? Perché capita che le perde il braccio, che si stacca la testa, quindi, diciamo, ci sono delle controindicazioni. Però lei, come tutte le bambine, vuole giocare, vuole fare amicizia. La difficoltà è riuscire a farsi accettare anche nella vita reale, quando ci sono delle piccole diversità. Quindi i bambini che hanno delle piccole diversità, che sono legate da mille motivazioni, spesso hanno difficoltà a incontrare i propri coetanei. La trovata di utilizzare Halloween, dove la stranezza diventa la normalità, è appunto la via, la genialità che ha avuto di trovare quella chiave di lettura per far diventare Mortina il capo di tutti. E lì poi si fa amare anche con un braccio in meno, con una testa snodabile. Quindi è un messaggio molto bello quello che c'è nel libro. Anzi, quella che lei crede essere una diversità che può essere un difetto o vissuta male dagli altri, invece diventa il suo punto di forza, e anzi i bambini la trovano speciale, in particolare con lei possono vivere delle avventure fuori dall'ordinario, e quindi sono ben lieti di accettarla e di frequentarla. E per finire, diciamo, la nostra carrellata del mondo di Mortina, questa appunto è la villa dove vive, un po' diroccata ma non troppo. Sì, famigliare, comunque l'immaginario è quello, insomma, ho sempre voluto creare un qualcosa che si avvicinasse appunto all'immaginario della famiglia Adams, di Tim Burton, eccetera. Quella è la serra della zia, questa è la cucina di Villa di Cadette e la camera di Mortina, che è un po' disordinata, ma probabilmente molti di voi hanno una cameretta un po' simile, perlomeno le mie bambine sono abbastanza così, costruite, sì. Poi questa è la camera di zia di partita, dove vive sul comò la testa del prozio Funesto, che è un gran
poltrone. E come aneddoto vi posso dire che il Croce Funesto è ispirato proprio al mio prozio, perché diciamo che tutta la banda di Villa Decadente non prende ispirazione solo da appunto, l'immaginario letterario, cinematografico che abbiamo già citato, ma anche dalla mia esperienza personale, nel senso che anch'io come Martina vivevo, ho vissuto insomma, la mia infanzia in una casa dove oltre ai genitori avevo anche i nonni e questo prozio Scapolo, che tutti nella stessa casa, che non si è mai sposato, appunto è arrivato a 100 anni. E quindi anche più o meno, alla fine più inconsapevolmente, però li ho inseriti in certo qual modo, li ho fatti rivivere nella famiglia di Martina. Anche il personaggio della serie Ripartita è ispirato molto a mia nonna, che così apparentemente molto brontolona e severa, ma in realtà poi buona, insomma. E quindi ci sono una serie di influenze. No, che sì, alla fine li ho detto, fatti rivivere così. Poi andando avanti vediamo altre. Queste cose meravigliose che ci stai facendo vedere, no? Saranno quasi delle scenografie, quasi di un film o di una, non so, di qualcosa di molto più complesso di cui potrebbe sembrare un libro. Ma nel momento in cui tu devi elaborare la storia, costruire il libro, ci sono delle preparazioni, fai dei disegni preparatori degli studi, tu mi dicevo che sei ispirato a tua zia, a tua nonna, a tua zia, a tua nonna, e hai preso anche spunto dalla tua vita reale. Quanto lavoro c'è dietro quello che sembra quasi un gioco? Ecco. Il lavoro ce n'è tanto, perché diciamo il primo libro ha richiesto molti mesi di lavoro, circa 8-10 almeno, gli altri un po' meno, su 6-7 mesi di lavoro. E la preparazione è tanta, nel senso che prima di iniziare a disegnare faccio molta ricerca visiva, perché io inizialmente nasco come illustratrice. Dopo iniziamo anche a scrivere storie. Quindi per me la parte visiva, cioè anche in Martina, le immagini hanno lo stesso peso, la stessa importanza che del testo, anzi ci permettono di scoprire dei particolari in più della storia e del mondo di Martina. E in queste ricerche visive, diciamo, io mi faccio proprio delle cartelle sul computer in cui lavoro tutto quello che può essermi utile per creare il personaggio. E qui vedete, per esempio, quello che ha ispirato il personaggio di Martina. Si va appunto da Mercoledì Adams, a Tim Burton, a delle vere e proprie bambine d'epoca che ho trovato online facendo ricerca, fino a un illustratore americano che io amo profondamente, che è Edward Gorey, ma è un po' più di nicchia, penso che in molti lo conoscono. E quella là invece è proprio una primissima versione di Martina, molto molto vecchia, e che poi è stata elaborata per arrivare a quella che conosciamo oggi. E utilizzo la parola, non mi piace, però a volte diciamo che chiedo aiuto anche alle mie bambine per quanto riguarda le pose, per esempio quella Martina quando si traveste da bambina viva, che come si vede lì. Ho chiesto a Camilla, mia figlia più piccola, di farmi una posizione, un'attitudine così che mi aiutasse a poter disegnare Martina in un atteggiamento infantile, credibile anche. Era serissima. Ma il progetto è nato così, cioè tu pensavi di adesso invento Martina, l'idea bella, ci faccio una serie e invento delle storie, oppure è stato un work in progress, tu pensavi lancio un'idea, poi vediamo come cosa succede, perché quel mondo dell'editoria, come tu pensavi, è molto complesso e articolato, quindi. Allora, il progetto è nato già molto strutturato prima di proprio presentarsi all'editore, nel senso che avevo fatto la copertina che è praticamente rimasta quasi identica alla mia iniziale, più avevo fatto un interno a colori e tutte le matite bianche e nero già con il testo in
immaginato. Cioè, il libro era praticamente fatto e finito. Era solo un po' più corto, perché poi quando l'ho spedito a una decina di editori, poi mi ha risposto Mondadori quasi subito, insomma, in meno di un mese, e sono stati loro poi all'incontro a suggerirmi di farlo un pochino più lungo, insomma, di approfondire un po' alcuni personaggi, cioè dare più respiro alla storia. E quindi quello che ho fatto, alla fine è diventato, invece che un 32, un anno dopo 47. E poi l'altra cosa che mi ha suggerito l'editore è stata quella di pensare alla serializzazione, perché per me non era un progetto, non c'era il progetto la serializzazione, cioè io mi sarei fermata al primo titolo. E invece ho fatto questo suggerimento, cioè stato in posizione, però mi è piaciuto, perché poi io alla fine fondamentalmente mi diverto proprio un sacco a fare il libro di Martina, e cioè è diventata sia lei che tutti i membri della famiglia sono diventati di famiglia, no? Quindi mi diverto molto sia a disegnare che a guardare. Questa è mia nonna, è un'amica di mia nonna che mi ha ispirato un po' il personaggio della zia, insieme all'attrice Anna Marchesini, un personaggio dei cartoni animati che forse i bambini conosceranno, e sempre Tim Burton, di base, che non ha più male, insomma. E questi sono vari riferimenti visivi che potete vedere, ho messo, ho inserito nel libro. Per esempio, per fare lo starnuto dello zio, ho utilizzato un'immagine di Totò. A volte mancano i modelli disponibili, quindi cerco di aiutarmi con le foto, insomma, con riferimenti. Il fare il suo nome era una domanda che forse sarà una domanda banale, ma vedendo i libri, i personaggi, le immagini, sarebbe perfetto un cartone animato. Un film d'animazione sarebbe una cosa stupenda. Ci avete mai pensato? È una cosa fattibile? Possibile? C'è qualcosa in atto? Non lo so. Già in atto, nel senso che abbiamo firmato proprio quest'estate, e quindi insomma il progetto, cioè adesso è di una serie, quindi si esclude anche un nuovo tacco, per adesso una serie TV che sono animati, due episodi, ancora i dettagli sono tutti da definire, dobbiamo fare lo studio tra l'altro di cartoni animati dove ho lavorato anche per 3 anni. Prima di fare il video, almeno 3 anni di animazione, e sono loro insieme a un altro produttore che si sono interessati e penseranno a realizzare il video pilota. Che cartoni, alcuni della Rai, ma non so se ora li passano sempre, nelle ricerche di alcuni equipi, passavano. Come colorist alle Wings, diversi libri delle Wings, alle serie TV, diciamo, sono stati un percorso un po' ondivago, perché ho fatto studi, anche la mia laurea è in restauro, quindi non, insomma, ho spaziato un po', non ho avuto un percorso lineare. Voi avete delle curiosità, delle domande? Quella praticamente è come disegnare su un foglio, solo disegno su, non
il lavoro velocizza è indicato per le correzioni. A livello di disegno quello è, nel senso, quello è comunque riprendere mentre insomma parlo manualmente, però sulle correzioni si veramente se le agevola senz'altro. O quando usare il computer per scrivere, usare Word, cioè nel senso una cosa è scrivere a mano, una cosa avere un programma che ti permette di spostare, cancellare, fare correzioni, annotazioni. Le correzioni più localizzate per rifare tutto, eh? E questi sono gli storyboard, che sono dei veri e propri scarabocchi, ma che però sono utilissimi perché contengono tutta l'idea del libro, tutto il progetto di quello che sarà il libro, perché io mi segno dove verrà inserito il testo e il testo è lo spazio dedicato all'illustrazione e quello mi fa capire se la storia funziona, se ha il giusto ritmo, eccetera, eccetera, prima di andare a disegnare per me, insomma, non per il tempo. Lo storyboard è essenziale. Cosa bella che c'è anche nei libri, che dal primo libro subito mi ha divertito, il fatto che dopo tu scrivi anche dei commenti, le didascalie, delle freccette che indichi i personaggi, o a volte anche dei particolari di una scena che forse fa servire non osservati, tu li visualizzi, li identifichi. Quello delle didascalie è stato un suggerimento del mio primo di Mondadori, proprio perché io avevo creato queste illustrazioni così ricche di dettagli, fu lui a suggerirmi l'idea di commentare qua e là con le didascalie. Ed è un'idea che io sono stata felicissima proprio di adottare, perché mi ricorda tantissimo quello di Gian Burrasca, che è un libro che ho adorato da bambina e ora ogni tanto lo rileggo volentieri anche ai miei figli. E trovo divertente in un modo per approfondire anche la storia, cioè creare delle sottostorie nella storia, cioè si va a approfondire quello che è il mondo e la vita anche dei personaggi prima di quello che vediamo nella storia del conto. Sì. E poi comunque le illustrazioni al di là della didascalia con diversi dettagli e diverse citazioni che a seconda che la persona possa essere più o meno colte o capite, insomma. Vorrei farti una domanda che spesso viene prestata da mamma, dipende da te. Oltre Mortina, c'è qualche altra fantasia che sta girando nella tua testa? Qualche altro progetto, qualche altra storia? O sei così a pulsa nel mondo di Mortina e quindi per adesso sei solo concentrato in questo? No, il problema è frenare l'immaginazione, cioè non essendo velocissima alla fine, insomma, non riesco a fare più di 2 libri l'anno, dovendo anche disegnare tutto. Non credo mi basterà il tempo di fare tutte le idee che ho, però ne ho una proprio già scritta la storia, già buttate giù gli schizzi dei personaggi, che non è di Mortina, è un nuovo personaggio e spero una nuova serie, insomma. E il protagonista è un gatto, però non dico altro, insomma. Per quanto riguarda Mortina, invece, non ho ancora scritto su nessun canale social, però in realtà oppure uscirà un libro di attività, sai, per chi ha voglia di intrattenersi un po' con il personaggio di Mortina e il suo nome. Ci saranno varie tipi di attività, dalle ricerche, dai vestimenti, al trucco, qualche gioco, che anche insomma. Sì, questo. No, di Mortina, sarà di certo che è un libro che fortunatamente sta viaggiando molto, perché è tradotto in 24 paesi. Diciamo che più o meno il nome Mortina, alcune lingue hanno una grafia leggermente diversa, ma il nome è rimasto Mortina, tranne nell'edizione americana, insomma inglese americana, perché lì hanno chiamato il personaggio Giulia,
sono tipi di scelta che alla fine non competono più neanche a me. Quindi, se avete qualche domanda. Senti, mi è piaciuto di vedere un personaggio, il bambino vestito da lupo, che è una citazione di Max di Boris Stendhal. Quali sono i tuoi autori preferiti nell'illustrazione per ragazzi? Vabbè, senz'altro. Si vede, cioè, la citazione è palese. Ne ho diversi anche nell'autore che ho citato prima, è proprio forse quello quale mi sento più affine, che chiamo umorismo nero e non senso, che proprio solo, cioè non è neanche da considerarsi solo per bambini, è proprio su diverti per tutti, insomma. E poi quando mi si chiedono il nome, io vado in inglese, però ne sono tanti, vabbè, di attuale, no, Giulia Sardà, se conosci. Poi la Patrice Alemagna, se non mi piace. Poi cioè, su Instagram mi seguo tantissimo. Sì, tanto. Allora, con i nomi io un rapporto di memoria. Allora, prima di terminare l'incontro con Barbara, se i bambini che hanno il libro, che li hanno letto, hanno delle curiosità, vogliono fare delle domande, vanno ovviamente qua per rispondere alle vostre curiosità, se ci sono, e poi nel caso, se desiderano, ovviamente Barbara sarà disponibile per le firme e per le dediche che sono quelle inevitabili. Che a volte gli scrittori, insomma gli autori lasciano in sospeso.